Mi piacerebbe restare qui tutta la notte, ma devo ritirare della roba in lavanderia prima che chiuda. Ho ucciso un topo con la mia cravatta. Non se ne parla! Andrà mia moglie a ritirarla per te! Cosa? Dici davvero? Assolutamente! Devi andare a fare una commissione per il mio amico Peter! Ma certo, per te qualsiasi cosa, marito mio! Questo è incredibile! Ha ascoltato tutto quello che lei ha detto! Certo che mi ascolta! Nella cultura musulmana le mogli sono molto più obbedienti! No, aspetta, ma è fantastico! Allora ricapitoliamo. Un bel cappello, una moglie obbediente e poi posso gridare Ammiraglio Akbar quando faccio le cose! Signore, lei ha appena fatto di me un musulmano. Sappi, Lois, che ora io sono un musulmano, il che significa che passerò molto tempo nei caffè quasi vuoti guardando il calcio su di una piccola TV in bianco e nero. Bene, Lois, io sto andando al bazar. Cioè, vuoi dire che vai al supermercato? Già, nel bazar. Visto che vai al supermercato, compri dei cereali, del burro e anche un po' di pane? Vedrò quello che c'è. Ecco, Lois, qui ci sono 6 cobra, un rotolo di seta e un corno di montone. Peter, ma cosa hai Senti, comprato? mi aiuti a scaricare i 20 sacchi di datteri che ho in macchina? E per quale motivo hai comprato 20 sacchi di datteri? Perché la scimmia in gilet che li vendeva è stata molto, molto persuasiva. Devo ammettere, Peter, che sono molto colpito dal modo in cui hai abbracciato l'Islam. Scherzi, è bellissimo! Ho anche iniziato a portare i sandali e sto facendo allungare le unghie degli alluci. Guarda com'è diventato giallo. Ah, sì, molto musulmano. Salve ragazzi! Ehi, qualcuno ha dei problemi se mi scaccolo un po' il naso con un pugnale? Mahmoud, chi è quest'uomo? Perché hai portato qui da noi? Non preoccuparti, lui è Peter e crede in nostra causa. L'uomo perfetto per far saltare in aria il ponte di Koag. Ah, mio Dio! State tutti a terra! Questi giocattoli si possono portare via?